il graduate studies è richiesto, oltre al TOEFL, anche il GRE. I due test sono simili? Ok, Salvatore, questa è una domanda molto interessante. I due test sono simili per quanto riguarda la parte di reading. Qua sto parlando dell'abilità di leggere. Quindi sia il TOEFL che il GRE hanno una parte di reading e di writing, okay, a livello di abilità. Per quanto riguarda le differenze, ti posso dire che il GRE è un test di abilità, di logica, matematica, quindi è un altro livello. Okay? Quindi il GRE ci sarebbe, per esempio, degli esercizi quantitativi, matematiche, di algebra, teoria, c'è una parte di logica in lingua che si chiama critical reasoning, si tratta di, come ti spiegavo, di poter risolvere delle domande, degli argomenti che contengono elementi di logica in lingua inglese. E c'è una parte di reading comprehension e anche una parte di scrittura. Quindi il TOEFL è una collina, il GRE è una montagna. Okay? Il GRE si usa come un requisito di ammissione ai programmi master e MBAs, sia universitari che speciali. Quindi se tu vuoi fare un master o un MBA, ti chiederanno di avere il GRE o il GMAT, che sono diversi dai test di lingua, perché il TOEFL, IELTS sono test di lingua, okay, di competenza linguistica inglese, invece il GRE e GMAT sono test di abilità matematiche, analitiche, logiche e lingua. Quindi penso che ho risposto alla tua domanda, Salvatore. Vediamo la domanda di Miriam. Miriam ci chiede, si può legare il TOEFL al proprio CV per cercare lavoro all'estero? O è utile solo se si vuole continuare gli studi in paese straniero? Miriam, ti consiglio di allegare il TOEFL al tuo CV, perché ti dà un elemento in più, vuol dire ha un profilo internazionale, vuol dire ha un livello certificato del tuo inglese, è un elemento positivo, quindi ti consiglio di includerlo nel tuo CV. Perché è un certificato, perché hai fatto il test, hai lavorato, è un documento che può essere molto interessante, no? È una prova del tuo inglese. Quindi sì, poi tu dici, è utile solo se vuoi continuare gli studi in un paese? No, quindi sia per studiare che per lavorare. No, non, diciamo, lavorare non solo all'estero. Se voi siete nel processo di trovare un lavoro, se fate dei colloqui, vedrete che è molto comune, che l'inglese è un requisito molto comune. Quindi potrebbe darsi che nel vostro colloquio ci saranno 5, 10 o 15 minuti potranno essere anche in inglese. Quindi vi consiglio di includerlo nel vostro CV sia per trovare un lavoro, che a applicare all'università sia in Italia che all'estero. Ok, andiamo avanti con le domande. Ecco, Conte ci suggerisce di fare un webinar riguardo il GRE. Grazie del tuo suggerimento, è un'ottima idea, proveremo di organizzarla nel futuro. Possiamo fare sia GRE che GMAT. Ok. Quindi Chiara ci chiede se il TOEFL è preferibile rispetto al Cambridge. Quindi Chiara, tu introduci qua un altro test di lingua che stai parlando dei Cambridge Exams. Ok? Quindi abbiamo parlato di IELTS, TOEFL e tu stai introducendo i Cambridge Exams. Stiamo parlando di Cambridge Advanced English. Ok, il CAE o fish, oppure il PET e il PET. È preferibile. Ecco, entrambe sono certificazioni dell'abilità linguistica in lingua inglese.
Posso solo dire, Piera, che il Turtle e IELTS sono più comuni, più frequenti nei requisiti di ammissione. Quindi è molto molto comune di trovare nel processo di applicazione, trovi per il requisito linguistico Turtle o IELTS. Gli esami Cambridge sono riconosciuti a livello internazionale, possono sostituire il Turtle o il IELTS. Però ultimamente, diciamo, negli ultimi 10 anni, hanno un po' meno visibilità. Prima di fare la tua applicazione, ti consiglio di chiedere se il Cambridge Exam è riconosciuto oppure è accettato. Di solito sì, quindi se tu hai fatto già Cambridge Advanced English oppure se hai fatto Cambridge Proficiency English, non è un problema, sicuramente è riconosciuto e accettato. Però il TOEFL e l'IELTS sono più comuni a livello di procedure, a livello di ammissioni, e sono certificati che sono più comuni. Ok, perfetto. Quindi il mio collega Sandro stava scrivendo che nel breve proveremo a fare una presentazione sul GRE o sul GMAT, e quindi vi consigliamo di tenervi aggiornati tramite Facebook o Twitter, quindi tutte le social media. E così arrivo anche all'ultima slide della nostra presentazione, dove vi consigliamo di mantenerci in contatto, come si dice in inglese, let's keep in touch, tramite Facebook, tramite Twitter, e quindi fateci sapere i vostri piani, fateci sapere se avete cominciato a studiare, a prepararvi, se la procedura di ammissione è iniziata e se possiamo aiutare in qualche modo.